Siamo in lobby, Grabby ha deciso di giocare Terran. Calma e concentrazione da parte di Star Eagle, direttamente da Stoccolma. World Championship Series, ancora pochi passi da compiere, ma adesso c'è quello fondamentale contro Grabby. Grabby che scrive adesso di essere pronto. No! Qualcuno ha fatto notare a Grabby che era Terran, peccato. Ready? Go! Si parte! Oana! È riuscito a battere Titan in questa mappa. Ma adesso, ancora una volta, il nostro avversario Protoss nell'angolo in alto a sinistra, direttamente dall'Olanda, Grabby! Nell'angolo in basso a destra, è un dentro fuori, già un italiano è uscito contro Grabby, speriamo tutti insieme che la stessa sorte non capiti al giocatore del team Red Byte, Star Eagle! Adesso, mentre il nostro inviato Elte ci terrà informati su quello che sta accadendo tra The Muslim e Nercio. Lo stavo proprio dicendo adesso, che praticamente il game è assolutamente finito, mancano pochissimi istanti secondo me. Comunque ha vinto Nercio. Siamo al 90esimo, eh? Sì, sì, siamo. Quindi 2-0 per Nercio. Sì, sì, assolutamente. Ok, intanto andiamo a vedere. Star Eagle va a posizionare questa caserma, una posizione abbastanza strana, e parte quest'altro SCV, parte l'altro SCV, parte quest'altro SCV di Star Eagle. Star Eagle è un giocatore che solitamente non va a scoutare così presto e si incontrano, si vedono, l'ha visto. Grabby l'ha certamente visto. Lo vede ancora una volta, vede Grabby, l'SCV del nostro Star Eagle. Vediamo se lo userà solamente per scoutare oppure se vorrà fare qualcosa. Per il momento un altro SCV viene prodotto dal nostro Star Eagle, che secondo me non voleva scoutare immediatamente. Vediamo quello che vorrà fare, non va a vedere neanche il gas, rimane fermo sulla rampa questo SCV, mentre dall'altra parte, guardate Grabby come va a attaccare con questa probe. Continua ad attaccare tutti i nostri SCB, fa perdere un po' di tempo a Star Eagle. Adesso Grabby cercherà in qualche modo di far valere la sua esperienza, certamente maggiore almeno su Wings of Liberty rispetto a Star Eagle, che va a creare un bunker. Star Eagle va a posizionare un bunker vicinissimo al portale di Grabby, probabilmente lo annullerà, però lo costringe a pullare 4 probe, lo costringe a pullare 4 probe, adesso annullerà il bunker, ma è comunque riuscito a prendere un minimo, recuperare un minimo di svantaggio, dello svantaggio che aveva accumulato dovendo stare attento a non perdere i suoi SCV. Tanto posizionati, nati due marine, non è creato il secondo centro di comando, sta cercando di far impazzire un po' il suo avversario mettendogli dei dubbi su quelle che potrebbero essere le sue intenzioni. Tanto con la probe continua a girare, e anche con lo Zealot. Due marine sull'Axenaga, il bunker è quasi costruito. Il bunker è appena stato costruito e arriva la probe, va giù la probe del nostro player. Buona mossa, perché guardate, Grabby
in questo momento sta utilizzando sia lo Zelota sia lo Stalker per andare in giro per la mappa, perché non si fida del nostro avversario, non si fida del nostro giocatore. Tarigol è andato a posizionare anche la seconda caserma, è andato a prendere anche i due gas, quindi non sembra voler fare qualsiasi tipo di all-in. Vediamo adesso come riuscirà a micrare questi tre marine, se riuscirà a far fuori questo Zelota. Lo Zelota va giù, però adesso probabilmente perderemo noi tutti e quattro i marine per colpi di questo Stalker. Arriva anche un secondo Stalker, oh mio Dio, non abbiamo, abbiamo un solo marine nel bunker, ti prego, difendiamoci, arriva il secondo marine nel bunker, riusciamo a finire per un secondo il centro di comando, ma in questo momento i due Stalker sono fuori dal raggio del nostro Mau, che è costretto ancora a ritardare la presa di minerali da questo secondo centro di comando. Tra l'altro sta arrivando addirittura un terzo persecutore, la situazione potrebbe essere in questo momento un po' poco compromessa, un po' difficile per Starigol, e deve continuare a produrre marine, è costretto ad alzare il comando orbitale. Vediamo adesso se riusciremo a far fuori questi quattro Stalker, vai via Stalker, muori, morto uno Stalker, se ne fa un altro, come dice il buon detto Protoss. Tanto Starigol riesce a riposizionare il secondo comando orbitale, ma in questo momento siamo un bel po' dietro per quanto riguarda l'economia. 32 gli estrattori di Grabby, 27 di Starigol, che comunque dispone dei muli, ma siamo rimasti un po' indietro, ed ecco che immediatamente viene posizionata una fabbrica e un'officina bellica. Rambo deve colpire il nostro Rambo Starigol in questo momento, secondo bunker. Andiamo a vedere la tech da parte di Grabby, che ha posizionato solamente adesso una fabbrica robotica. Ancora non ha i gate aperti, ha cercato di tenere subito. Vedete, va a cronobustare in questo momento l'Observer mentre si fa avanti, prova a farsi avanti in questo momento Starigol con questi marine e questo persecutore, due depositi, quindi non è sai bloccato per troppo tempo. Intanto guardate anche quest'altro persecutore posizionato sulla rampa della terza. Silenzio, ma non ce l'ho la musica in game, fai mettere la musica in game. Ma tanto una passo mia la musica in game. La passa Orion, quindi niente, no. Io non conto niente. Comunque, andiamo a vedere le unità, l'army composition. In questo momento abbiamo 13 marine e un marauder contro 3 zeloti, 3 stalker, 1 zelota e 2 sentry. Potrebbe muoversi in avanti, si muove in avanti Starigol, lo sta facendo, vediamo se andrà a attaccare o andrà a prendere solamente un po' di map control. In questo momento deve ricordarsi il deposito, fa il deposito, se no si supply blocchi. Ok, il deposito era già stato fatto, prende il controllo della prima Xenaga proprio di fronte alla sua base, continua a raggruppare un buon numero di marine e di marauder. Non credo abbia fatto una scan, ancora non ha fatto una scan, non è riuscito a vedere niente, sta giocando completamente blind il nostro giocatore. Lo sta facendo anche Grabby, ma sa di aver messo un po' sotto pressione il nostro player, ed intanto messo giù il terzo centro di comando, ma c'era lo Stalker proprio ad aspettare. Maledizione, non potremo terminare neanche questo terzo centro di comando. Vediamo se comunque Starigol andrà in avanti. Viene effettuata adesso questa scan, ma passano poche unità del nostro Mau. Comunque siamo sopra la rampa con pochissime marine. Adesso saremo costretti a tornare indietro e deve riuscire ad annullare questo centro di comando. Vediamo se riuscirà ad annullarlo questo centro di comando. A 60, no, probabilmente perde lo Stalker Grabby e salviamo il terzo centro di comando. Comunque sia, vediamo che c'è già fuori il laboratorio robotico in produzione, già il primo colosso. Noi solamente adesso abbiamo lo spazioporto in produzione, una medivac 77 di psia 80. Andiamo a vedere il numero degli estrattori, siamo fondamentalmente pari, 50-51. Uff, che fatica, è iniziato il terzo game di là? Non si sa. Health? Abbiamo perso no, Health. No. Ah, ok. Mi senti? Senti? Ora sì. Niente, ha vinto... Ah, cioè, è vero, ma adesso io sono stanco. sono stanco mentre sto seguendo. Dai, dimmi. Però ha iniziato comunque Sock contro Luciferon. Stanno 0-0. Vai, bello. Mi piace, informaci su quello. Mentre intanto Starigol ormai terminato il suo terzo centro di comando, ha posizionato, maledizione, voleva mettere la fabbrica nella terza base di Grabby, ma non può farlo perché ha lasciato uno Zelota. Se il gioco fosse reale, questa fabbrica si schianterebbe sullo Zelota, che esploderebbe in se stesso.
Ne giocano Real Reale mentre continua a muoversi Starigol con questa piccola numero di Marin e Marauder. Vediamo adesso la prova maledetta, vede il nostro esercito, quindi non potrà in questo momento andare a droppare niente il nostro Starigol. Tanto chiedo Orion se è tornato, perché Orion se n'era andato. Io spero abbia lasciato la visuale, ok. Elt, se poi vede il nostro streaming, dimmi se è tutto ok come visuale. Sì, ok, sì, perfetto. Perfetto, ci sono 4 Marauder, un Marine e 2 Medivac che stanno distruggendo queste rocce. Allora, una cosa è chiara, abbiamo un buon vantaggio di economia, 61 SCB a 52 probe. Però l'esercito di Grabby sembra essere molto molto forte, 1-1, gli upgrade. 1-1 gli upgrade e ci sono queste 3 Medivac pronte a colpire. Ci sono 3 Medivac pronte a colpire qua, nascoste qui sul mare di Oana, mentre dall'altra parte Marine e Marauder ancora non abbiamo, siamo un po' indietro sugli upgrade, siamo un bel po' indietro sugli upgrade. Vediamo che Grabby sta andando a prendere la terza. Mi prego Starigol, vinci, ti prego vinci, che no, ci tocca commentare solo gli stranieri, sono bruttini gli stranieri, noi vogliamo continuare a commentare gli italiani. Vediamo che Grabby con questi observer ha comunque un ottimo map control. Detto tutto, sta questo observer maledetto. Se questo observer maledetto gli dà visibilità di queste 3 Medivac, queste 3 Medivac possano essere la chiave di tutto. Adesso Grabby va a posizionare 2 cannoni. Devi muovere quelle Medivac, Starigol. 137 a 130. Continua a fare avanti e indietro. Vediamo se ci portiamo a casa un po' di questi Stalker. No, ottima la blinkata da parte di Grabby, mentre si muovono queste 3 Medivac, ancora cannoni fotonici non sono finiti, ma finiranno tra un secondo. Vediamo se riusciremo a droppare prima che termini una... precisi, neanche un colpo da quel cannone. Time out, bravo, fagli fare le probe, va giù un templare, vanno giù anche tante probe. Siamo costretti a tornare indietro sul fronte principale, ma stiamo facendo danni. Sulle forge. Danni, tutte e due le forge andate giù. Sono andate giù tutte e due le forge. Siamo avanti di Psy. In questo momento sta perdendo unità. Continua a targhetta di quelle probe maledette. Bravo, adesso facciamo di fuori anche il centro cibernetico. Forza Mau. E continua a pushare anche sul fronte centrale. Continua a pushare anche di fronte, va giù, potrebbe andare giù il Nexus. Mau sembra essere un buon vantaggio, è riuscito a trovare il timing di drop perfetto e continua a dar fastidio con queste Viking. Adesso non deve farsi prendere dall'emozione, non deve rimanere calmo. Vediamo a vedere quante ne ha killate. 22 probe, ci siamo portati a casa 22 probe di Grabby, che sono sempre un buon risultato, giusto Elt? Giustissimo. Vai, Mau. Andiamo a vedere gli upgrade in questo momento. 2-1 per noi. È a 2-0, no, che è l'alto templare, non conta nulla. 2-2 per Grabby, che comunque non potrà prendere il 3-3. In quanto le due forge sono state distrutte, solo adesso le sta ricostruendo. 162 psi di Starigol. Però deve stare attento, perché Starigol ci ha fatto vedere più volte che soffre le Tempest, for soffre gli alti templari. Ricordiamo ai VCS contro Gille e il GLC, dove si è sempre ritrovato in vantaggio, ma quando il suo avversario ha iniziato a usare le Tempest, a quel punto la situazione è diventata molto difficile. Adesso è costretto a splittare l'esercito. Grabby, 176 psi a 148. Dobbiamo cercare di attaccare il prima possibile. Sono tantissimi Zealot. Noi siamo in ricerca del 3 all'attacco e del 2 alla difesa. Una scan, un autoscan. Intanto andiamo a posizionare il quarto centro di comando. Forza italiani, se ci siete, fate il tipo per Starigol, scrivetegli quello che sta succedendo. Forza ragazzi, facciamoci sentire, tanto non lo sa nessuno l'italiano. Quindi noi possiamo barare tranquillamente e portare Starigol fino a Shanghai. Continua ad avanzare, ci sono anche dei ghost, andiamo a vedere quanti ghost ci sono. Dov'è la U? Ho perso la U nella tastiera, ci sono 4 ghost per Starigol, continua ad avanzare. Forse ci sono poche Viking, ma c'è solamente un colosso. Apre l'esercito, stiamo attenti alle storm. Non ci sono storm, invece ce ne sono e ce ne sono tante. Con calma, una storm buttata via. Buono lamp sugli altri templari. Ci spostiamo nella main, facciamoli fuori la natural. Potrebbe andare sulla natural, siamo maxati 200. Brutta la storm presa da Starigol, che
comunque Kendall alza in main. Siamo in main, ci sono Storm, ancora un'altra Storm sul nostro esercito, 176 a 155, droppa tutto e viene via, ottimo buon run by, ma adesso siamo pari di psi. Ci siamo portati a casa delle altre frobe, non troppe, ma abbiamo comunque distrutto la natural di Grabby, 155 psi, 154 psi a 144. Andiamo a vedere il numero degli estrattori, 87 per Mao, sono troppi, giusto Elt? Sì, in questa fase del game sarebbe meglio averne una sessantina in modo da avere l'esercito anche più forte. Anche perché abbiamo 2000 Viking e non ci sono colossi, la situazione potrebbe essere difficile. Adesso dobbiamo difenderci, abbiamo Marine sparsi per tutta la base, manca il rally point di tantissimi. Ecco, ora vengono raggruppati. 160 a 168, questo momento potrebbe risultare decisivo, anche se perdiamo la quarta, ci chiude, potrebbe partire Starigol, però ha mandato degli SCB, però va bene perché ne avevamo troppi. Adesso prova a contrattaccare, ma potremmo andare in best trade, non so quanto potrebbe essere funzionale, è costretto a tornare indietro. Se torna indietro Grabby, allora potremmo prenderci un bel vantaggio. Arriva una Storm, buttata via solo su alcune unità. Sali, Mao, siamo avanti, 185, 151, arriva giù il Nexus, però viene annullato, steampacca. Danni, facciamo danni, buttiamo giù un altro Nexus. L'economia di Grabby è drammaticamente messa male, ma anche la nostra non è messa bene. 130. Sì, non abbiamo più minerali, abbiamo spostato però la main sulla quarta. Non ci sono colossi, 170 a 98, 166 a 95, 160, boh, non lo so, comunque va bene, mi piacciono questi numeri. Intanto Grabby per la quarta, mamma, con le Viking, anche con le Viking è andato ad attaccargli, 61 probe gli abbiamo fatto fuori. E ancora riparte l'esercito di Starigol, riparte ancora una volta con le Viking e sta facendo danni enormi. Braviglie le Viking, forza Mau, 163 a 99. Abbiamo fatto fuori anche lo Zelosa. In questo momento noi abbiamo tre basi che minano alla perfezione, mentre Grabby ne ha una sola. 172 a 106. Andiamo a vedere, 74 estrattori per il nostro Starigol, 26 per Grabby, che comunque continua a portarsi avanti. Noi abbiamo il 3-2, mentre Grabby ancora non ha fatto ripartire gli upgrade. Dobbiamo resistere e poi attaccare e distruggere l'Olanda. Forza Italia. Sono tre ghost, se ben usati. Ah, Amp, maledetta, killato quel templare. Andiamo avanti, 183 a 104, poi svengo, Storm buttate via, Storm in faccia, cazzarola, quante Storm, maledizione, abbiamo perso tutto, ardente Storm, ma che è sta roba delle Storm, nerfate le Storm, abbiamo preso 5 Storm in faccia. Abbiamo perso tutto con queste storm, maledizione, adesso dobbiamo resistere. Sembrava fatta, e invece quelle storm ci hanno fatto malissimo. Non mandare tutti gli SCB. Cacchio, abbiamo perso un sacco di roba. 93 a 86. Nessuno dei due ha più economia. Noi abbiamo questa base, iniziamo a minare da questa base. Steampacca, ma abbiamo pochissimo, ma gli SCV non mi piacciono, era un game vinto. Facciamoli fuori questa quarta base e torniamo a minare in base. Abbiamo tutti gli SCV con noi, non stiamo più minando. Mentre Grabby ha ripreso l'economia sulla terza base, era fatta, in un game vinto, quelle quattro Storm hanno rimesso tutto in discussione. E adesso continuiamo a pushare, ma non so se è la scelta giusta, perché comunque l'esercito di Grabby è importante, dovrebbe tornare indietro con quegli SCB. Starigol, quanti ne abbiamo? Ne abbiamo 34, ma sono praticamente tutti con l'esercito. E adesso ci muore l'ultima medivac, maledizione, non possiamo neanche steampaccare la carica degli Zealot. Stiamo buttando via un'altra Storm, ma basta ste Storm, ma che è con queste Storm? Non miniamo più, non abbiamo più SCB, abbiamo pochissimi muli. Grabby ha recuperato tutta l'economia, 5 Storm,
5 Storm una dietro l'altra sull'esercito di Starigol, abbiamo solamente 7 SCV, un game giocato in maniera perfetta e adesso la situazione è veramente drammatica. Proviamo a partire con queste Viking per cercare di fare ancora dei danni. Torna indietro Grabby, però perdiamo ancora queste 3 Viking e adesso non abbiamo veramente più SCV, non abbiamo non più posso SCV. Credere. Una situazione allucinante, avevamo vinto. Guarda 3 Storm, un disastro. Asa, ma tu l'hai visto lo Psy quando hanno ingaggiato con quelle 5 Storm? Sì, cioè, Mau c'aveva 190 e Grabby c'aveva 105. Renditi conto? Cioè, boh, vabbè. Guarda cosa è successo, andiamo avanti. 58 a 115, 58 a 115, non ce la facciamo a ingaggiare ora, siamo solo un minimo davanti sugli upgrade, ci sono anche le Storm, un'altra volta le Storm, prova Mau a recuperare qualcosa sull'economia, ma in questo momento la situazione è veramente compromessa, abbiamo 9 estrattori contro 44, Grabby sta andando a prendere anche una quarta base, era un game vinto, bastava splittare un minimo, invece ci siamo presi in faccia ben 5 Storm, non abbiamo neanche una medica a supporto di questa povera bio e a questo punto ho paura che questo ingaggio di Grabby che sta arrivando da dietro prova l'ingaggio della disperazione, Starigol prova l'ingaggio della abbiamo un parry, avanti Storm, ancora Storm, olè le Storm, l'avevo detto, soffriva le Storm, Starigol l'avevo detto io. Arrivano 2 Medivac, ma siamo ormai a commentare il game della disperazione. Un'altra Storm, arriva il GG, Grabby 2, Starigol 1. Finisce il sogno italiano.